Io non ti sento. Il. Non... Cosa stai... Casa. Cosa stai facendo? Su. No, mi metti in soggezione se mi guardi così da vicino, vicino al plexiglass. Space Valley, non riesco a regolare il volume della voce perché ho le cuffie che mi otturano i canali uditivi. Riverenze a tutta la Valle Spaziale. Siamo armati di cuffie quest'oggi non per leggerci il labiale a vicenda, ma per fare un esperimento uditivo. Quale? Ok, lui sta già ascoltando la musica. Ci siamo divertiti negli anni a cercare di indovinare gusti, odori e anche suoni. Banana sbucciata. Quest'oggi alziamo l'asticella. Coconut. Vi capita mai in casa di sentire un rumore dall'altra stanza e di chiedere: oh, ma cos'è caduto? Perché non cercare di evitarlo, bypassare la domanda e indovinare, soltanto affidandosi all'udito, ormai il nostro è parecchio evoluto, che cosa è caduto? Saremo in grado? Speriamo. Cos'è caduto? Sentiremo dei suoni e cercheremo di indovinare che cosa è caduto. Alla fine vedremo il video dell'oggetto che si schianta al suolo per confermare o smentire la nostra supposizione. Primo rumore. Lo scatolozzo. È qualcosa contenente qualcos'altro. Sembra quasi una scatola di cereali. È possibile avere un replay del suono? No, io ho capito che cos'è. È sicuramente un oggetto leggero. Probabilmente di plastica contenente oggetti più piccoli. È vero, anche io ho pensato alla plastica. Ti ho dato troppi indizi, ho capito che cos'è. Non andrò avanti, non mi dilungherò. Fai tutto con le tue gambine. Si potrebbe iniziare questa sfida con un grande classico. Uno degli oggetti che sono più attratti dal suolo in assoluto. Ovvero? Il telecomando della TV. Cade e si chiede sempre: cos'è caduto? Ed è sempre il telecomando. Dichiarare? No, andiamo a vedere il video. No, ma scusa, ma tu non hai detto nulla. Tu non hai detto nulla. No, dico, tu dici il telecomando della TV. Sì, tu cosa chiedi? Dichiarare? No, io dico dichiarare tu. Dire sì. Dichiarare. Dico questo. Dichiarare. Io puoi dire dichiarare. Fai un trattato, Nelson. È il verbo di oggi. Secondo me, Chiara, è un contenitore di cingomme o chicles o gomme da masticare. Di carta? Di carta. Chi ha detto di carta? No, io ho detto un contenitore. Andiamo secondo a vedere. Me no. Siamo quasi fuori strada. Abbiamo il video, abbiamo la prova visiva dell'oggetto che cade. Andiamo a vedere. No! Allora, non ho detto di plastica, però è un contenitore di cingomme, chicles, gomme da masticare. Mamma mia, bravissimo. Ha detto che non è di carta. Ma che cosa vuol dire? Ha detto un contenitore di cingomme. Tu mi hai detto di carta, come per dire. Hai detto di carta? No, ho detto di plastica. Vabbè, ok, mi sto provando a arrampicare sugli specchi. Hai ragione. Bravo Cesare, bravo Cesare. Bravo Cesare, bravissimo. Danke schön. Secondo rumore. Mi ha perforato le orecchie, forse ci conviene abbassare tragico. Un po'. Porca paletta. No, fammi riascoltare, aspetta, facciamo il secondo round. Sentire? Sì. Ok. Senti come mentre cade inizia già a far vibrare. A deteriorarsi. Senti già. Sembra il Balrog che cade giù dal ponte assieme a Gandalf. Sei sporco di pomodoro qui. Oh tesoro, leccami. Dall'altra parte. Leccami. No, non mi sembra. Di qua. Sei sporco di pomodoro. Allora, è una roba metallica. Ma Nelson, la smetti di chiedere indizi a Cesare. Ma ragione vabbè, ma facciamo un po' di confronto e poi alla fine diamo una risposta diversa, come è sempre stato. Vabbè, allora, vabbè. Credo di andare a colpo sicuro anche stavolta. Secondo me è un oggetto che abbiamo ogni giorno della nostra vita sotto qui in mano. Studio. È vero, è metallico, sono più parti e basta. Nelson sta pensando a una macchina, sono convinto di no, questo. Io appena in realtà ho sentito il suono ho pensato a un sonaglio, quelli per i bebè, di ferro. Invece antico. È un motore V4 per dei motoscafi. No, vai prima tu a sto giro. Vado prima io, sì. Però ti prego non mi copiare. Giuro. No, perché poi mi c'erano i coglioni. Non ti copio. Secondo siete pronti me per dichiarare? Un portaposate in metallo con posate di metallo al suo interno. Secondo me potrebbe essere una campanella di metallo. Din 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 din. Video. Andiamo a vedere l'oggetto. Chi avrà ragione? Allo! Allo! No, no, qua non la diamo valida. Aspetta, dammi mezzo punto. No, i punti non esistono. Sei stato bravo. Tu però aspetta, secondo me sei tocco. Io sono tocco. Sei super tocco, sì, perché la posata era scontatissima. A parte che io veramente... No, dimmi la verità, dimmi la verità, dimmi la verità. Io sono sordo. Non hai riconosciuto la posata. No, ma perché penso che siano oggetti più particolari. Però mi date mezzo punto a me. No, niente mezzo punto. Sei stato bravo, ti meriti i nostri complimenti, l'onore da casa sicuramente. Però non... Fai una chiamata a mio padre, chiedi se è fiero di me. Terzo rumore.
Ma sembra una frustata. Vedi, non capisce un cavolo questo uomo. Cioè, per la terza volta consecutiva mi sembra abbastanza palese. Sembra carne flaccida. Non capisce niente. No, in realtà ho pensato a qualcosa di carta, tipo un quaderno. Anch'io. A un libro che cade. O che... Il libro? No, aveva no, le pagine più morbide, più plasticose. Se, tipo, io ho pensato o a una rivista oppure a un calendario. E andrò con. Calendario? No, dico. Io calendario dico potrebbe essere perché sembrava plastificata. Però se uno vuole rispondere calendario, deve dire esattamente uguale. Esatto. Di che anno, almeno? Deve Monica Bellucci 98, rispondo io per Nelson. No, quello dell'Arcure okay. Di Max. Io vado di calendario. Io vado di rivista. Ma se io dico riviste plurale, va bene anche se è una sola e viceversa. No, anche qua devi dire la rivista specifica, però. Tipo l'internazionale. Rivista internazionale. Ok. Cosa sono? Copioni? Un risma di fogli. Sono fogli sono bianchi fogli. Comunissimi. Abbiamo sbagliato entrambi. Però vedi la più struttura. Dovevamo stare più semplici, all'osso. È palese che ieri, quando sono stati girati questi video, tu non sei arrivato qua e hai detto. Non ho comprato niente. No, ci siamo messi a girare lo studio. Ho tutto. Vabbè, puoi vederla in poi dici nella casa di chiunque questi oggetti ci sono e potrebbero cadere. Ma scusa, ma mi potevo comprare il calendario di Monica Bellucci, ma ti te lo davo io, te lo davo io, era in cantina da me. Non è ancora finito il video, potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro. Quarto rumore. Che me? Aspetta, io ho sentito poco. Volete risentire? Sì. Risentiamo. State molto attenti. Che cosa strana, perché si spiaccica e poi c'è il sugo. E poi c'è il, no, c'è il sugo. Cioè, sugo. Cola del sugo, tipo dopo. È un suono lunghissimo. Per me è Nicolas. Come Nicolas? Significa? Cosa vuol dire che Nicolas? Cioè, Nicolas fa sto suono quando è il cade. Suo, esatto, se è il suono che abbinerei a Nicolas immaginandomelo scantare da una Nicolas. Scala. Io mi immagino un bambino molto grasso, nudo, sudato, avvolto di liquido di idrolitina, avete presente? Tipo l'acqua frizzante. Sì. Che cade e poi sfrizzica un pochino in quel suo liquido lì. Molto specifico. Andiamo a scoprire. Cosa ha dichiarato ufficialmente? Potrebbe anche questo. Essere qualcosa legato al fuoco, eh? Ah, perché frizza così? È una spugna bagnata. Sì. E perché frizza? Vedi che sono oggetti banali. Io mi immagino i bambini sudati che cadono avvolti d'acqua frizzante. Sono solo delle spugne. Vedi, in realtà dove li trovavo? Quinto rumore. Ah, telefonata. Lo sai? Sì. Monete che cadono. Anche centesimi. Secondo me, no. La moneta è un oggetto che cade sempre e quando cade è molesto perché poi ti devi mettere a cercare di raccoglierlo. Io sono stato senza unghie per tutta la mia vita, tu sei senza unghie, è sempre un macello, devi cercare però di praticamente leccarti il dito e tirarle su. È quindi, schiacciato. Io ho un dito schiacciato. Cosa hai fatto? L'ho schiacciato sul tavolo da ping pong. Ma l'hai schiacciato apposta? No, ho tirato una racchettata e mi sei versato male. Male, solidarietà. Andiamo a vedere. Ma cosa sono dei gettoni per l'autolavaggio? No, vabbè, sono monete. Monete. Ah, monete, va bene. Sì, conta sì, come monete. Non avevamo abbastanza monete. Ma le hai prese dalla mia macchina? Io ho il portoggetti pieno di monete dell'autolavaggio perché per sbaglio ci ho messo 20 euro dentro. Ho fatto jack. No, erano di Frank. Uguale. Sesto rumore. Porra! Raga, avete spaccato un timpano! Addirittura! Sono i rischi del mestiere. Avete spaccato! Riconoscitore di suoni. Dobbiamo riascoltarlo un attimo, sì, perché però abbassa. Ho abbassato. Ah, veramente tosta come caduta. Un oggetto pesante, secondo me, con una parte in vetro. Secondo me è uno di quei piatti. Piatti. Super tarocchi da un euro che abbiamo. Un piatto, quindi. Abbiamo i piatti tarocchi. Piatti erano tarocchi. Quelli che rompevamo nel video di con Luca e Katie. Ah. Posso fare una prova? No. No, vado a prendere un piatto e lo spacco qua sopra. No, ci servono. Potrebbe essere una vecchia TV. Ma come fai? Ma dove esplode il vetro nella vecchia TV? Lo schermo. Frank! Di nuovo, please. Frank! Ma ecco Frank perché Bubble non c'era Apple. Più il quadro là appeso. Ma non è vero, l'ho portato da casa mia. Ah, cioè, no, c'è il quadro là appeso. Il quadro là appeso. Hai Frank in casa tua. Avevi un quadro sì, di Frank. Sì, avevo un quadro di Frank in casa mia, lo tenevo in camera. Settimo rumore. Sono tutti molto simili quest'ultimi, eh. Vetro anche qua. Sembra una di quelle bottiglie che vengono utilizzate nei film. Quelle da si frammentano in mille pezzettini. Quelle da Far West, sì. Secondo me qui stiamo parlando di un calice da vino. Io dico un'ampolla per pesci rossi. Ah, però. Ah, bello. Scusa, non avevi detto un attimo fa. Vuoi? Andiamo a vedere.
che è? Una lampadina. Bravo, ma questa Nelson. È la lampadina, bravo, che era attaccata qui di fianco. No, l'ho comprata. L'abbiamo staccata dal serto. Una lampadina. È qui, pericoloso. Qui, ragazzi, era molto difficile perché il suono che si sente è quello del vetro. Però ha senso. Però senti una lampadina si spacca in mille, pezzi. E poi si spacca spesso, cade, esplode. Sì. Ottavo rumore. Ah, ce l'ho, però devo risentirlo. Ancora. È un suono molto rilassante. Rilassante? Sì. Sembra un digiridù. Ce l'ho. Mi è caduta mille volte. Tra l'altro, 999 di queste mille volte è stato tonno a farmela cadere. Bravo, tonno. E me l'ha tutta rovinata. Stiamo parlando di una borraccia. Che colore la borraccia? Bianca. Borraccia bianca. Io dico borraccia argentata. Ah. Anche tu borraccia? Sì, perché doppia non borraccia. Mi viene in mente nulla. Mi è caduta mille. La mia borraccia, che avevo pagato un sacco di soldi. Ma non te l'ho fatta cadere. Me l'hai fatta cadere mille volte. Me l'hai bucata. Sì, è bucata. È bucata. Andiamo a scoprire. Che oggetto è caduto? No! Era la cosa. Io proprio ho pensato. No, vi giuro. Sarà una pentola? No. Anch'io. Io ho detto proprio è il pentolino. Anch'io, ho pensato subito alla pentola. Allora, scusa, siete due cretini. Ma è che crediamo in te, tonno. E tu ci deludi. Non sono originale, sono banale, scusate. Nono rumore. Questo è un uomo che si lancia giù da. Difficile. Allora, qua se posso dire, Cesare è facilitato. Devo risentirlo. Cesare cos'è? Cesare è nulla. Motocicletta, palestra. Che triste. Veramente? Gym and bike. Che tristezza. Pelato anche, se vuoi. Ho pensato a un pallone sgonfio. Di quelli di cuoio. Anch'io però, se ci pensi, avrebbe rimbalzato. No, sgonfio. Proprio di quelli sgonfi. Tipo sacca scrotta. Cesare è avvantaggiato. No, perché avevo un'idea. Però tuttavia Al mio via dichiarate. Vai. 3, 2, 1 pacco di croccantini. Cosa? Pacco di croccantini. Osso di gomma. Andiamo a vedere il video del suono in questione. Vai. Ci avevo pensato. La prima idea è stata il pollo. Ma non ho sentito quel tipico che fa quando cade. Anch'io pensavo. Non lo faceva. Io ci ho provato in tutte le maniere a farlo urlare quel pollo. Ho detto sarà il pollo. No, sarà un osso di gomma. Era un pensiero forzato il mio. Però punto mio. È un gioco per cani come un osso era di gomma. Era un gioco per animali. Sì, però no. È il no, punto io ho detto osso di gomma. Non me lo prendo. Non me lo merito, ragazzi. Va bene, non prendo. Decimo rumore. Che cos'è? Che schifo. Era viscido. Sono indeciso tra un suono acquatico, acquoso, liquido. No, secondo me è un contenitore di qualcosa. Ma cos'è quel rumore tipo? È il contenuto del contenitore. Si un'altra sentire, volta. Scusate. Si sente qualcosa che scoppietta. Io lo sparo. Avete, secondo me, rivestito la palla da basket di qualcosa. Cioè, non ci stai neanche provando. Della passata di pomodoro. Cioè, tu hai proprio deciso di mandare a fagioli la sfida. Cioè, una palla da basket rivestita di passata di pomodoro. Okay. Secondo me è una schiscetta per il pranzo con all'interno del un panino avvolto da carta stagnola. Andiamo a vedere. Vai. Due ipotesi. Mi sa che siamo abbastanza plausibili. Lontani a sto giro. Ma che senso ha sto suono? Cioè, era la gomma che si sfrizionava. È lo pneumatico. Non ha senso questo suono. Io credo in questo suono. Io guardo questo video e non ha senso. Undicesimo rumore. Ho paura. Ancora. Un secondo, per favore, grazie. Sento delle pagine anche qui. Questo gioco è veramente difficile. Le pagine della mia vita. È un suono, secondo me. La Bibbia, tipo, no? No, di nuovo la secondo Bibbia. Me è plasticoso. Io dico che questo è un libro importante. Io ho sentito sto libro. È un portadocumenti importante. Secondo me avete fatto cadere il portadocumenti dell'Operazione Valchiria. Ok, va bene. Proprio quello. Okay. Sì. Okay. A me viene in mente una tanica. De che? Tanica de che? Specifica, però. No, una tanica, non lo non so. Non essere generico, una dai, tanica. Specifica. Contenente di brodo che usate per l'acquario, che ne so, ma di brodo acqua per l'acquario. No, avete quei tanicoli no, strani aspetta. Dai, con dentro dell'acqua, l'acqua trattata, andiamo a vedere. Cavolo, dai, va bene. No dai, ragazzi, c'ero vicinissimo, però l'acqua qui non si sentiva manco per il cavolo, perché sono pienissime. Sono c'ero vicinissimo, cavolo. Dodicesimo rumore. No, non ho sentito. Aspetta, calcio il volume. No, non ho sentito. Ok, forse ora ho sentito. Non riesco a capire se neanch'io. È un rumore così forte che il microfono attutisce il suono e quindi non si sente. Una alopecia. Secondo me potrebbe essere uno dei cuscini del divano del salotto al momento inutilizzati. Risentiamo un attimo, per favore.
No, ce l'ho. È un sacchetto di concime o terra. Io rimango sul cuscino del divano. Charco. Chissà di Munch, dove tonno non sapeva cosa far cadere, ha preso la prima cosa che trovava in giro. Ma come fai? Beh, dai. È quello, è un cuscino. È un cuscino da divano, tra l'altro. È un cuscino da divano. E l'ho comprato, non l'ho preso in studio, l'ho comprato. C'è il pareggio di Nelson. C'è il pareggio di Nelson. 2-2. Siamo 2-2. Tredicesimo rumore. Rotola, c'è qualcosa che rotola, di tondo. Ancora, per favore. Allora, io ce l'ho. Urca. Grande classico che cada, è sempre un marone. Perché si sente sia del duro, qualcosa che rotola, delle mine che partono, no, ma lo anche dire io. Del lo morbido. Dire io. Secondo me questa è una scatola di matite colorate. Secondo me questo è un portamatite con vari accessori di cartolibreria. No, aspetta però, aspettate un attimo. È presente la classica scatola con dentro le matite Quindi, colorate? Cioè, aspetta, tu dici una scatola con matite colorate. Sì. Ok, io l'altro dico, pirla dice... Lui dice un astuccio di... Ne hai chiamato pirla o birra? Con Merighelli, compasso, tutta l'astuccio della scuola. Ah, tutta l'astuccio della scuola, ok. No, io non ho detto questo, io ho detto un portamatite che può essere un tinozzo. Di plastica. No, tu stai cercando di barare. No, allora io mi sto dando una risposta specifica. Ti dico quello che mi sto. O sei eliminato. A casa mia avete presente le jacuzzi che sono fatte da assi di legno? Ok, io ho questo portamatite fatto in quella maniera lì, con dentro tanti accessori tipo matita, temperino, gomma. Portamatite jacuzzi. Invece tu adesso un portamatite. No, una scatola di colori. Ma tu dove cazzo vivi? Ma continui a dire cavolate su cavolate. Andiamo a vedere il video. Allora, io mi sento un attimo di poter ricevere un mezzo punto. No, perché? Comunque no, qua, un quarto niente, di punto. Se ce l'ho sicuro, più vicino io. Io ho detto matite. No, io ho detto solo matite, tu hai detto roba. No, non è vero. Io ho detto una scatola di matite e tu hai detto accessori di cartolibreria. Però io credo che queste mezze vie non si possano intraprendere, no, quindi non c'è zero, punto qua, per nessuno. Non c'è punto per nessuno. Giocate tutto con l'ultimo. Sì, arrivo allora, arrivo. Cosa deve fare? Vale tutto. Andare a fare la pipì? Anch'io devo fare la pipì, posso andare? Sì. Quattordicesimo rumore. Prego Nelson, vieni pure. Cosa ci hai preparato per noi? Dato. Che cos'è questa cosa? Ma che schifo. Ti stai sturando le orecchie in diretta. Pur di vincere. Farebbe di tutto per la competizione. Guardalo lì. Pronto. Pensavo. Non so neanche quanto siano di punti, però. 2-2. Ah sì? Vi giocate sì. Tutto. Siamo giocate alla definitiva. La decisiva. C'è stato un sussulto. A te non risentire. Andiamo di nuovo, per favore. Ma chi è che orgasma? Per favore, di nuovo. Io, ragazzi, sento un orgasmo di una persona e basta. Non so cosa sentite. Non possiamo, è l'ultima manche decisiva, troppo importante. Secondo me è tonno che cade. Fammelo risentire. Non è tonno che cade. Mi viene da dire anche a me, o è Nicolas che cade, si o è tonno che cade. Sento un po' anche il suono dei succhi gastrici all'interno. No, aspetta. Allora, tu dici tonno e io dico Frank. Così, faccio spuntare. Io dico Frank che cade. Tu dici tonno? Io dico tonno. Ok. Mi vedo il video. Sì! Come sì! Sapere che tonno? Ma si riconosce dalle scarpe. Io. È tonno. Confermiamo che è tonno. Ha vinto Nelson. Bravo Nelson. Da sordo quale ero. Come si dice? Mi erigo. Ma che se ne frega. A campione. Ragazzi, questo ci insegna. Potevi spiaccicarti però, Sì, potevi cadere di schiena. Potevi spiaccicarti. È stato un momento di panico. Questo, ragazzi, ci insegna che nonostante le difficoltà che ci pone il corpo, i limiti si possono superare. Io sono sordo, ma vinco la sfida del suono. Cosa fai? Ho appeso a un microfono che non vedono le mie cuffie. Che dire? Dillo tu, che ne so io. Quanto te la prendi quando perdi? È pazzesco, cioè... Ma perché secondo me... Sono stato banale io. A parte che sei stato banale, okay. Ma a parte la banalità... Sì? In un qualsiasi modo o maniera che tu riesca a fare le... Io ho i calli alle mani, perché sono gialle. Ok, grazie. Perché non lasciamo alla gente a casa la possibilità di suggerirci nei commenti proprio altri modi per mettere alla prova i nostri sensi, in questo caso magari l'udito proprio. Oppure ci mandate dei video dove vi schiaffeggiate, dobbiamo indovinare che persona avete schiaffeggiato. E che ne sappiamo, non li conosciamo. Perché sappiamo i nomi, però figo. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo video, ci vediamo su Around the Valley quando volete, insomma siamo lì. Questo venerdì, dai. Arrivederci.